Non era facile, ma la tensione non ha frenato la Salerno Whiskers, che ha chiuso la serie di finale subito, vincendo anche a Caivano con grande disinvoltura al di là del secondo parziale lasciato alle avversarie. Così, dopo la vittoria in gara 1, la squadra salernitana ha vissuto il successo e conquistato il pass per la Serie B2, prima volta nella storia. Un traguardo importante che permette al volley femminile salernitano di tornare in un campionato nazionale. La B2 però dovrà essere un punto di partenza per il futuro. Dopo un percorso lunghissimo che ci ha visti comunque protagonisti in un campionato regionale, e la vittoria un po' di tutti, perché bisogna dire la verità, le ragazze sono state spettacolari, ma dietro c'era uno staff veramente sempre pronto dall'inizio alla fine, perché come sappiamo i campionati si vincono su dei dettagli, e dettagli spesso sono anche, diciamo, quelli che fanno parte dell'ambiente esterno. Si raggiunge la B2, un campionato nazionale, naturalmente più difficile, occorre strutturarsi anche in maniera diversa, anche se questo club lo ha fatto in questi anni, però il salto di categoria è importante e bisognerà attrezzarsi in qualche modo per restarci e consolidarsi sempre più. Sì, noi questo percorso l'abbiamo costruito piano piano, coinvolgendo un po', diciamo, partner, amici, tifosi, e quindi ci siamo arrivati con, come dire, con le spalle dritte. Ora è chiaro, ci affacciamo a un campionato nazionale, una visibilità diversa, e sono sicuro che la città risponderanno anche quelli che sono stati i nostri partner storici. E in realtà c'è ancora la Supercoppa che dobbiamo giocare la prossima domenica a Napoli sul campo neutro contro Volley World, la giocheremo in più in scioltezza, però stiamo già cominciando a pensare al nostro futuro e cerchiamo di portare Salerno in Italia, come dire, a testa alta. In ogni caso la domanda è, credo sia legittima: Salerno torna in B2 per restarci, per consolidarsi e magari per migliorarsi, non vuole essere semplicemente una comparsa, no? No, sicuramente non sarà una comparsa, già da domani saremo all'opera per lavorare con lo staff, e quindi, diciamo, sicuramente non sarà una comparsa. Salerno ha bisogno comunque di sport qui, ha bisogno della pallavolo femminile, sono sicuro che ci accoglieranno tantissimi tifosi e anche tanti partner. L'allenatore, primo passaggio della stagione sarà sull'allenatore, ha fatto bene, resta oppure no? L'allenatore ha fatto benissimo, non è in discussione, sarà riconfermato e con lui costruiremo il futuro.